Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Questo è il terzo video che sto girando in questa giornata. Ne approfitto oggi perché non so poi quando potrò registrare, quindi stesso trucco, stesso outfit. In questo video oggi vorrei provare a compattare una polvere per contour che è andata in mille versi. Ora, Simon Amir, mi ha gentilmente lasciato il link di un video e in questo video per ricompattare la polvere veniva utilizzato l'alcol denaturato. Io vorrei invece provare a fare questo esperimento con una variante, cioè con la soluzione salina che in genere viene usata per le lentine. Voglio provare con questo perché ho letto che si può fare, non l'ho mai provato, a disposizione io ho questo e quindi volevo provare con voi se è un metodo efficace o se poi posso andare a buttare il contour. Il contour in questione è questo, che avete già visto in un precedente video, e vi metterò in posizione da poterlo vedere, spero. Ecco qui in primo piano la polvere del contour che andremo a riparare. Allora, cosa ci serve? Un contenitore. Io in questo caso ho preso questo di una crema per il viso notte che ho finito e ho ottenuto il contenitore, quindi andrò ad utilizzare questo. Poi ci serve la soluzione salina, appunto. Quella che utilizzo io è questa. Poi ci serve qualcosa per andare a distruggere definitivamente la polvere. Io utilizzerò il manico di questo pennello che io metterò qui. Mi aiuto con un pennellino adesso. Con un pennello sono andata a pulire come meglio con questo pennello, come meglio potevo le cialde che si erano ovviamente sporcate. Ecco, sto togliendo tutta la polvere andata un po' in giro. Fatto questo, andiamo a macinare completamente . Io direi che basta. E andiamo a versare poche gocce. Direi che queste sono più di poche. Ecco, adesso andiamo ad amalgamare. Cioè, si dovrebbe creare una pasta, ecco. Ma le gocce mi sembrano poche. Ecco fatto. Quindi io a un certo punto ho deciso di prendere il cucchiaino. Con un cucchiaino, una spatolina, qualunque cosa, io per comodità ho preso questo. Andiamo ad amalgamare la polvere con la soluzione salina. Ecco, si crea una specie di cremina che noi andremo a prendere, speriamo, e ad inserire nella cialda.
bene pressare molto per evitare di lasciare aria, altrimenti si sfalda, cioè rischia di rompersi nuovamente. Quindi pressate bene il prodotto. A questo punto bisogna semplicemente lasciare asciugare e poi vedremo se ha funzionato l'alternativa con la soluzione salina invece dell'alcol denaturato. Così magari se vi trovate a portata di mano la soluzione e non l'alcol, avete modo di farlo ugualmente. Per questo è tutto, vi farò sapere perché comunque deve stare almeno una notte, quindi vi farò sapere con una foto, qualcosa, una ripresa, vi farò sapere il risultato e noi ci vediamo non appena sarà tutto pronto. A più tardi, cioè domani. Per oggi è tutto, spero che il video sia stato utile a qualcuno, se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti e se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!